Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video registrato a Bruxelles. Sono andato in viaggio con il mangiatore professionista, food tour, food blogger Francesco Zini e io ho preso la palla al balzo per mettermi alla prova in una nuova sfida: riuscire a mangiare quanto Francesco Zini durante il suo food tour, provando tutto ciò che mangiava anche lui. È stata veramente dura. Vi lascio al video. Cercherò di star dietro a Francesco Zini durante il suo food tour qui a Bruxelles. Siamo. Iniziando da questa pasticceria incredibile. Che tipo di odore piace? Senti, senti. Aroma. Sì, sì, sì. Con questo odore buonissimo e questo nome impronunciabile. Primo cibo, questa meringa e crema leggerissima, cioccolato bianco. Buon appetito a tutti. Ecco qua il nostro secondo dolce per la colazione, questo pangoccioli, pane al cioccolato. Andiamo a sentirlo, super soffice. Oh. E io devo stargli dietro tutto il giorno. Lui l'ha buttato giù come se fosse aria. Ma ce la farò. Giusto 100 metri dopo, forse 200, in questo incrocio molto bello e caratteristico, arriviamo alla seconda tappa di questo food tour di Francesco. Waffle Factory, il nome vi dice già cosa andremo a mangiare. Bruxelles è piena di negozietti e banchetti a ogni angolo che preparano questi waffle di tutti i tipi, non so, per le fragole, cioccolato bianco, Nutella, qualsiasi cosa, e sembra che questo sia il posto migliore dove mangiarli. Waffle gigante, questo sono sicuro che farò fatica a finirlo. Cioè, stiamo, questo è solo per Berna. Sì, sì, questo è solo per me, l'altra metà l'ha già mangiata Francesca. Buono. Sia il waffle che la panna erano più leggeri e soffici di quanto mi aspettassi, quindi sono ancora in carreggiata, ce la posso fare. Terza tappa, abbiamo fatto 20 metri. Si rimangia subito con questi biscottini famosi di Speculoos, come lo chiamano loro, è l'impasto che chiamano loro qui in Belgio. Non si smette di mangiare neanche per 20 minuti con Francesco. Questo coso è una scultura fatta di biscotto. In realtà che figo. Eccolo qui, biscottino Speculoos con questo mulino a vento. Molto olandese, eh. Questo è molto easy, eh. L'ho sciotto in due morsi. Ti sto dietro, eh. Pare son carico, così è troppo facile. Aspetta, aspetta. Arriva il bello ora. Fritland, patatine fritte. Qua andiamo intanto sul salato, che per me è sicuramente più pesante del dolce, perché i dolci li mangerei come l'aria. E in più è fritto. Quindi iniziamo a aumentare il peso di questo cibo, eh. E ora? Come la mettiamo? Ora si fa l'importante. Finire questo sarà dura. Oh, comunque, cioè, Berna spinge, eh. Cioè, sta mangiando più di me, mi sta aiutando, cioè, non me l'aspettavo. È qui che si sta mangiando zitto zitto, patatine. Sono piccino, ma il cuore e lo stomaco grandi. Dolce. Waffle, patate fritte, pesce. Il mio stomaco non ci sta più capendo niente. Saltiamo da un cibo a quell'altro, ma questo è il bello dei food tour. I do one item. Yes. Ah, io è salito qui. Al momento di questo paninozza al pesce, Francesco ha chiesto che fosse più tipico possibile con questa insalata di mare. E direi che con questa ambientazione di questa giostra steampunk con creature marine qui dietro, andiamo a papparci questo paninozzo al pesce che Francesco ha mangiato in un minuto. Per me ce ne vorranno almeno 10. E anche il panino se n'è andato. Sono al passo con Francesco, però dopo sto panino devo dire che inizio a essere quasi arrivato. Fortunatamente adesso abbiamo una bella passeggiata e un museo da vedere prima della prossima tappa, quindi riuscirò a svuotare un po' lo stomaco. E devo riscaldarmi perché quel panino era molto buono, ma essendo freddo, quell'insalata di mare era fredda, mi ha preso un ghiaccio addosso incredibile. Abbiamo parcheggiato i bolidi e adesso mangeremo a questo smash. Questo smash, un bel hamburgerozzo. Continuiamo con questo paninozzo che vedete già morsicato perché abbiamo già fatto le clip per il video di Francesco, veramente buonissimo. Dopo la pausa direi che questo mi fa solo vento. Bello, mi piace, mi incoraggio così, eh. Sì, sì. Possiamo spingere di più. Ho fatto male a dire a Francesco che mi faceva vento, perché adesso mi ha portato qui
E so che mangeremo un panino con le patatine fritte. A base, poi c'è altro. Ecco, quindi dopo questa mi sa che sarò indirizzata all'arrivo per oggi. Cioè, lo capite che bomba che è? Io me fo starne dietro. Questa è roba arrogante. Oh. Questo è veramente marcissimo. Proprio perché è marcio, buono. La cosa più pesante del mondo. Bene, Franci. Abbiamo finito, vero? Il tour è concluso. Ci vediamo domani. Bene? È leggerino questo. Sì. Stuzzichino. Sì, Madonna santa. Ci giungiamo alla lista, si va verso il prossimo. Altro giro, altra corsa, altro panino. Perché voi non lo sapete, ma oggi Francesco non sta registrando soltanto il food tour, sta registrando anche una serie sugli hamburger, i panini qui a Bruxelles. E quindi oltre a mangiare tutti i cibi del food tour, mi tocca mangiare anche tutti i panini dell'altro video. Qui ti ho aiutato, io ho mangiato più di metà. Sono stato bravo. Si sentono le patatine di prima. E te quando sei solo devi mangiare tutta sta roba? Esattamente. È dura, ma qualcuno dovrà più farlo. E questo è il motto. Prossima tappa, questo galette, non so come si pronuncia di preciso. La cosa che so è che c'è una bella fila davanti, come praticamente tutti i posti in cui siamo andati oggi. E quando c'è una fila davanti vuol dire che è buono, quindi anche questo dovrebbe essere molto buono. Altro baffle, questo farà fatica a entrare nello stomaco, però ce la metterò tutta per buttarlo giù. Come dice Francesco, qualcuno dovrà pur farlo. Buon appetito a tutti, andiamo all'assaggio. Diverso da quello di stamani. Molto buono, non c'è niente sopra. Porto anche questo a compimento, fra. Allora, siamo al mercato centrale di Bruxelles e ho appena visto questo biscottino d'oro. Quindi, visto che sono dietro al food tour di Francesco, ora lo sfiderò, ne prenderò uno e ci sfideremo a mangiare la metà per uno. Vedi, andiamo sull'oro e già ci offrono le cose. Questo si chiama la perla signora. Ma, ok. La perla? La perla signora. Ok, grazie. Shot, vai. Wow, coppia, bello. Il tour di Francesco, quindi direi che l'onore di casa li inizia lui. Bellissimo, c'è un biscotto a 24 carati. Amici miei, perciò ringrazio Bernardo di avermi aiutato e seguito durante questo food tour. E se tutte le sfide fossero così, cioè io ci metto la firma sopra. Buon appetito a tutti. Il biscotto è buono e adesso ho pure l'esofago dorato. Perché vuoi meglio così della vita? Non ho mai mangiato l'oro in vita mia. Il cookies è buono, l'oro non si sente. Per fortuna non ho preso una bistecca da 10.000 euro. La medaglia è il futuro questa. Che infatti viene mangiata. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se volete vedere il futuro di Francesco e vi dà indicazione su tutti i cibi possibili che avete visto all'interno di questo video, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Passate al suo canale. E io con questo biscotto dorato vi saluto, vi dico che è tutto e ci vediamo presto con un altro video. Ciao ragazzi. Bene, bene, il video è finito qui. Lasciatemi fare due considerazioni finali. Voglio ringraziare nuovamente Francesco per avermi invitato a seguirlo nel suo food tour e rinvito voi a seguire il suo canale, perché per l'impegno che ci mette per portare certi contenuti se lo merita davvero. Oltre alla spesa effettiva che mi sono reso conto solamente seguendolo in questo food tour, che è veramente alta, impiega anche un sacco di tempo per scegliere non solo i cibi ma i posti dove mangiarli. Posti precisi con tante recensioni che non siano trappole per turisti, dove voi poi potrete andare a colpo sicuro e trovare le cose buone che avete visto nel suo video. E qui con il mio gatto ringrazio ancora Francesco e ringrazio voi per aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ci vediamo presto con un altro contenuto. Ciao ragazzi! Vai Rosso, chiudilo!